Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di God of War. Allora, la scorsa puntata è stata un po' erratica, diciamo così, prima qualche problema col controller, perché sapete la PlayStation 3 ha qualche annetto qui e i controller sono rimasti là un po' di tempo, effettivamente uno dei due è morto in sostanza, cominciava a fare cose a caso. E poi lo scontro con quei cavolo di nemici maledetti, quelli che finiscono sottoterra. Wow. Che alla fine me li ha fatti parare, ma per qualche ragione, perché prima non me lo faceva fare, ci ho provato un sacco di volte. Ammazziamo ste roppiballe intanto. Oh, ancora? E basta. Non smettono più. Non è che non smettono più veramente fino a che non uccido il Minotauro. No. Oh, ma guarda, io odio quando non me li fa. Oh. Finalmente. Vai, 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 vai. Un po' di vita mi fa comodo in questo momento. Ancora uccellacci malefici? Sembrerebbe di sì. E anche altri minotauri. Perfetto, guarda come si uccidono bene quando tutto va liscio. Perfetto. Oh, l'ho ripresa, grazie a Dio. Ci posso passare? L'ultima volta che... Porca miseria mia... È stato il controller a sprecarmi l'ira degli dei, che mi sarebbe stata un sacco utile nel... la volta scorsa. Cosa c'è di bello qui? Uno scrigno. Occhio di gorgone. E non mi serve a niente. Ah, belle arpie, eh? Minchia, 7 colpi quello. Per morire. Mi sa tanto che devo andare di qua. Oh, ma che bello! Sti cavolo di arcieri malefici. Che come cavolo faccio? No! Ce la farò mai. Come faccio? Oh, oh, e basta. Madonna mia. Dove vado? Ecco. Mi ha colpito proprio mentre stavo saltando. Vabbè. Adesso. Dov'è che... No, aspetta, ma come? No, mi fa ricombattere. Vai giù, bastardo. Oh, guarda che roba, guarda che roba.
Non ci posso credere. E niente ragazzi, me lo ricordavo più semplice God of War. Invece non lo è. Cioè, nel senso bisogna stare attenti, sennò fai delle figure pazzesche. Dai! È odioso quando c'è il cerchio, tu gli vai vicino ma vai a vuoto. Becchi danni sicuro, perché in quel momento fai la presa a vuoto, ti puoi difendere, non puoi fare un cavolo. Oh, ma no! Guarda, un'altra volta. Oh, finalmente. No. Non temo ci sarà una lunga serie di uccellacci. Sì. Ancora. Quindi devo anche tornare lassù a prendere gli scrigni. Che prima mica l'avevo presi. Cioè, l'ho presi dopo questo combattimento. E infatti... E qua mi è venuta un'idea, vedete che faccio? Mi è venuta una grande idea. Salvare di nuovo, lo so, è da codardi, ma... non mi va di rifare sta parte. Soprattutto io mi chiedo, ma... quel cavolo di punto con tutti gli arcieri lì, ma come faccio? Fatti guidare dall'ira degli dèi, grazie. Mi sa che ci arrivo. Ok, va bene, ma mi sa. Oh. Oh, ancora. Guarda quando va a vuoto, guarda che odio. Dai, coraggio. Molto bene. Ok, esatto. Però quella parte con gli arcieri era piena di scrigni, ma... porca miseria. Vabbè, ci tornerò in un altro momento, tipo. O qualcosa del genere. Lascerò che mi prendano. Non passeranno. Quei mostri mi faranno a pezzi. Codardo. E come faccio? Ah, oddio, mi sono appena ricordato una cosa.
che ci vuole un potere qui. Solo che devo andare di là, ma di là ci sono gli arcieri. Qua c'è un nuovo potere che devo prendere. Ah, di là ci sono soltanto gli arcieri e non c'è nient'altro e non vedo come potrei venirne fuori. Qua sto sbagliando qualcosa, secondo me. E va bene, ma devo davvero andare di là? E come faccio? Forse quassù c'è qualcosa che mi è sfuggito. Però non penso. Infatti. Ci si può anche tornare qui? Sì. Sentite un po'. Mossa codarda numero 2. E tu? Aia, aia! Mamma mia, quanti sono! E che fatica che ho fatto altre volte, stavolta invece è andata liscia perché adesso riesco a parare. Prima non ce la facevo. E comunque è da notare che... continuo a non sapere bene dove andare. Vabbè, comunque qui si può salvare. E ci sono dei nemici, il che vuol dire che forse sto andando per la strada giusta. Oh, au. E che palle. Ma qua ci si poteva andare. Ma guarda che odio. Ovviamente. Perfetto. Sì, beata a te. Come faccio a pigliarti, mo? Vuoi schiattare in allegria proprio. Ok, proviamo un po' la cosa, senti. Non guardo niente e nessuno, basta. Ma quanti sono? Vabbè, la cosa positiva è che ho preso veramente pochissimi danni. Che cosa... Ok. Buono, però fammi prima finire a esplorare qua, va. È una porta rinforzata, senti una potente e benevola presenza che si sprigiona dall'altra parte. Ok. Che succede qui? Ma quante porte ci sono? Posso aprire un sacco. Sento anche dei mostri. Andiamo su un secondo. Oh, Madonna, quanti cadaveri. Oh, sto scrigno me l'ha fatto pagare caro, eh. Sentite, diamo un attimino un'occhiata
ai potenziamenti, perché potrebbe essere una buona idea magari. No, eh. Vabbè, 3750, beh, effettivamente, beh. Ma ci vorrà un po'. Voglio potenziare al massimo le spade prima. Mi ricordo questo. Credo, potrei anche sbagliarmi. Non c'è un cavolo di niente. Giusto qualche sferetta rossa. Grazie, ma boh, quasi quasi lo lascio qua. Manca veramente uno sputino di vita così. Va bene. Allora, stando così le cose, penso di sapere cosa devo fare. Sento rumori di nemici. Andiamo un attimo di qua. No, eh. Come non siamo mai contenti, distruggiamo tutto. Va bene, allora. Ce la dobbiamo portare fino a là. Ah, ok. Ok. Ah, da quella parte non si può prendere, vero? No, 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 fermo, fermo, che stai facendo? Ah, lì la devo girare. Ok. Figo. Adesso devo fare così. Esatto. Meraviglioso. Dai, 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 che forse mi sono anche ricordato che cosa c'è dietro quella porta. No, non mi ricordavo ci fosse il niente. E qual è la benevola presenza? Mi piace la benevola presenza. Ah, ecco, sì. Allora, guarda, mi ricordavo bene. Stanza... Oh, non c'è altro. Andiamo. Grande Zeus. Kratos. La tua potenza aumenta con il progredire del tuo viaggio, ma se vuoi riuscire nel tuo intento, avrai bisogno del mio aiuto. Ti offro il potere del più grande di tutti gli dei, il padre dell'Olimpo. Ti offro il potere di Zeus. Prendi quest'arma, Kratos. Assorbine il potere e usalo per sconfiggere i nemici. Mi sono ricordato perfettamente. La furia di Zeus. Tasto giù. Premi L2 per attivare. Gli dei saranno con te. Ora va nel nome dell'Olimpo.
muta le due per dirigere la furia di Zeus e premi E per fare fuoco. Usa la furia di Zeus per distruggere tutti i nemici. Seleziona premendo il tasto giù. Ma vaffanculo. Ho più forte io. Oh, che bello. Oh, ma io ero andato da una parte che non mi competeva assolutamente. E però adesso io ho il potere per andare a prendere quegli scrigni là. E quindi là prima o poi ci dovrò tornare sicuramente. Quindi guarda che bellezza. Yes, piuma di Fenice e livello di magia aumentato. Benissimo. E occhio di Gorgone. Minchia, bottino ricco stavolta. Via, 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 distruggere tutto. Perfetto, ah, questa stanza in realtà quindi non porta da nessuna parte, è solo un tesoro praticamente. Va bene, buono a sapersi. Quindi devo realmente tornare di qua. Salviamo di nuovo perché sì. E finalmente abbiamo tutto al sicuro. E detto questo, ragazzi, direi che è il caso di salutarci qui, che se non sbaglio è lo stesso punto che ci siamo salutati nell'ultima puntata, però che volete fare? God of War ti fa tornare spesso sui tuoi passi per varie ragioni. Va bene, ragazzi, dai, per oggi è tutto. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto!